Allora, grazie della numerosa partecipazione, non ci contavamo veramente perché è la prima volta che affrontiamo questi argomenti qui. E vi comincio dicendovi il programma di questi due giorni. Domani avremo una giornata dedicata un po' ai bambini e ai ragazzi per farvi vedere alcune strane operazioni che riguardano la ceramica, perché abbiamo allestito tra le altre cose un laboratorio di creta qui per i bambini nel doposcuola e quindi stiamo cercando di sviluppare un po' questo filone dell'attività facendo vedere degli sviluppi particolari, un po' singolari, molto appariscenti così delle culture. Quindi i bambini che verranno potranno provare a dipingere delle cose opportunamente protetti, assistere a queste sculture molto scenografiche. E poi naturalmente ci sarà l'argilla a disposizione. Alla sera invece, verso le 6, faremo un primo incontro di discussione su queste tematiche. E qui veniamo un po' all'argomento. A noi sembrava che parlare di educazione fosse una priorità, nel senso che troppe volte si affronta l'argomento in maniera un po' superficiale dicendo sì, va bene, facciamo attività con i bambini come che sia. In realtà non è così, perché con i bambini si possono fare tantissime cose, ma anche farle senza quella sufficiente consapevolezza che può effettivamente aprire delle strade. E quindi abbiamo deciso, per esempio, di cominciare un primo incontro facendo vedere questo particolare film che secondo me ha delle valenze che vanno molto al di là della sua importanza storica, diciamo, dal punto di vista cinematografico. Questo film è stato fatto nel 74, 73, vabbè, finito, proiettato nel 74. La cosa singolare è che questo film all'epoca ha avuto un grande successo, tipo 13 milioni di spettatori in prima serata alla televisione per 4 serate, perché questo che vedrete è un film qui ridotto, perché altrimenti avremmo dovuto farlo in 4 serate diverse, perché l'originale è in 4 parti. Ora, queste tematiche che vengono... Sì? Le tematiche che vengono affrontate in questo film sono, direi adesso, più difficili da capire di una volta, perché adesso si sta procedendo, si sta sviluppando come una specie di ritorno al passato, cioè le cose stanno andando nel verso opposto rispetto a quello che vedete. Le sperimentazioni che qui sono state fatte vivere in questa classe, perché qui non si tratta di un documentario ma si tratta di un film, come dire, si può chiamare film verità, nel senso che i ragazzi non recitavano. Chi recitava in qualche modo era il maestro, ma fino a un certo punto i ragazzi erano veri. E il tipo di scuola che qui veniva proposto è esattamente quello che attualmente si fa un'enorme fatica a fare. Questo è il problema. All'epoca c'erano, anche se poche in assoluto, ma molte più sperimentazioni che andavano in questo senso. I nomi sono i più vari, scuola attiva, scuola cooperativa, insomma, ma è lo spirito quello che caratterizzava questo tipo di interventi nella scuola. Oggi chi cerca di fare queste cose nella scuola pubblica deve andare controcorrente, si diceva prima. Si tratta proprio di risalire un torrente, perché la tendenza è ad andare contro, nonostante le apparenze, perché la cosa paradossale è che se noi andiamo a leggere i programmi ministeriali, vediamo dei termini che il preside qua, il direttore che vedrete in questa scuola, non avrebbe mai potuto usare, perché lui, diciamo, si opponeva a questo tipo di didattica nuova utilizzando argomenti vecchi degli anni 60, degli anni 50, cioè l'autorità, i principi, eccetera. Adesso, in teoria, tutte queste prospettive che si vedono qui sono state accettate. Nella pratica succede l'opposto, cioè abbiamo una scuola che è puntata alla ipervalutazione, la scuola certificante, dove
anche ai 6 anni bisogna cominciare a essere qualificati, nel senso di misurati, no? Perché poi si tratta di misurare. Misurare per cosa? Per essere pronti ad affrontare le sfide della società. Quali sfide? Questo non lo sa nessuno. Fatto sta che i ragazzi dall'inizio del percorso scolastico fino alla fine dei 18 anni sono dentro un regime autoritario. Nonostante si usino parole non autoritarie, l'apparenza è solo apparenza. Nella realtà viene tutto deciso altrove. E tutto questo viene misurato. Questo è la corrente entro la quale si sta andando a sviluppare l'educazione. A livello globale non è una questione solo italiana. Qui non c'è un cattivo ministro o un cattivo presidente o qualcun altro che vuole questo. Questi sono principi che vengono stabiliti a livello mondiale. Se noi leggiamo certi documenti che sono stati discussi e approvati dalla comunità internazionale, parlano di queste cose qua. Ecco, chi vuole provare ad andare contro queste cose si trova di fatto ad andare contro una cosa che è più grande di lui e quindi trova delle enormi difficoltà. Questa è la grande sfida che sta affrontando chi è dentro la scuola oggi. Di fronte a questo c'è chi resiste, c'è chi prova a fare comunque altre cose e anche, direi soprattutto in questo periodo, c'è anche molta gente che lo sta facendo al di fuori dell'istituzione, ma come dire, per necessità, che è un po' quello che sta succedendo in posti come questo, no? Dove ci sono una serie di giovani di buona volontà che dicono no, noi vogliamo proporre un altro tipo di educazione. Per fare questo però bisogna fare anche un percorso di formazione e conoscere come intervenire, che strumenti avere. Questo è il programma che noi ci proporremo di svolgere qui nei prossimi appuntamenti e di cui appunto parleremo in maniera diffusa domani sera. Avrete letto dal comunicato questa iniziativa ha come tema l'educazione. Perché qui allo Scugnizzo abbiamo iniziato un'attività con i ragazzi e ci stiamo ponendo una serie di problemi di ordine anche molto pratico, se vogliamo, no? Che riguardano la formazione dei ragazzi che si occupano dei più piccoli. Molti di centri occupati o liberati, come vogliamo chiamarli, io li chiamerei più autogestiti, mi piace di più la parola, si stanno occupando di attività con i ragazzi. In particolare sono stati attivati molti dopo scuola. Questo però crea una serie di aspettative e una serie anche di problemi, perché molto spesso queste attività sono connotate da una, come dire, un po' un'inerzia nei confronti del tipo di approccio che normalmente si ha con i ragazzi piccoli, cioè quello di la formula classica è quella del dopo scuola, no? Che significa aiuto ai compiti. Ora noi pensavamo che questa è una impostazione che ha degli enormi limiti, nel senso che i problemi dell'educazione sono di altra natura che quelli di assecondare, diciamo, le richieste dell'istituzione scolastica. Sono problemi che hanno a che fare con il nostro tipo di rapporto con i ragazzi e in particolare l'attenzione allo sviluppo della loro autonomia e della loro crescita come persone libere. Per ottenere questo, ovviamente, noi pensiamo che ci debba essere anche una consapevolezza maggiore da parte di chi si pone in questa ottica di lavoro. E quindi sentivamo l'esigenza di approfondire le tematiche relative alla proprio alla relazione educativa. Noi qui abbiamo attivato molto inizialmente alcuni laboratori che hanno delle caratteristiche che poi vedremo di chiarire un po' meglio. Ma sentivamo molto l'esigenza di iniziare un dialogo anche con le altre realtà che si stanno occupando delle stesse cose. Primo, perché è necessario allargare i termini
dell'impegno. E poi perché bisogna cercare di ottimizzare le risorse che ci sono. Non ha senso che ognuno cerchi di fare quello che sa, quello che può fare con le proprie competenze, quando magari a poche centinaia di metri ci sono altre persone che fanno cose simili e hanno altre competenze che però non sono scambiate. Quindi un'esigenza di scambio. E poi un'esigenza di formazione ulteriore. Comincio subito dicendovi una proposta concreta. Noi stiamo immaginando una serie di incontri successivi, non sappiamo ancora in che termini, con che cadenze, lo vedremo, ma comunque che coinvolgono una serie di persone che hanno dei saperi, delle competenze particolari che possono essere utili strumenti per la nostra attività. Quindi noi vorremmo coinvolgere tutta una serie di persone che sono qui a Napoli, ma anche non solo di Napoli, anche di fuori, che possano venire a far crescere questo impegno. Non stiamo pensando a tematiche molto complesse, stiamo pensando a tematiche proprio molto legate alla pratica del rapporto con i ragazzi. Quindi organizzate per argomenti specifici, in modo che chi frequenta questi incontri abbia dei nuovi strumenti per poter avvicinarsi ai ragazzi. Poi ognuno naturalmente seguirà le proprie preferenze, le proprie predilezioni, le proprie competenze per fare le cose. Non è che tutti i posti dove si fa attività con i ragazzi devono fare tutto. No, non ha assolutamente senso, non è neanche possibile immaginare. Però è necessario che chi vuole approfondire determinati argomenti abbia gli strumenti per poterlo fare. In più c'è anche da dire che alcune attività non sono per forza legate al singolo luogo in cui si svolgono, ma possono benissimo essere scambiate e utilizzate anche da altri. Quindi non è detto che per forza, se qui facciamo l'esempio pratico, vedete, lo sporco di Creta, io so fare la ceramica. Allora, è come dire, naturale che chi vuole affrontare questo argomento con i ragazzi possa far tesoro delle esperienze che magari qui ci sono, delle competenze che ci sono qui, e non debba per forza cercare di inventarsele da sé senza, no, cioè la possibilità di uno scambio è talmente facile. Oggi stesso abbiamo ospitato qui un gruppo nutrito di ragazzi di un altro spazio, lo 081, che sono stati qui tutto il pomeriggio, e ovviamente questo vale per i ragazzi ma vale anche per gli operatori, perché se io domani organizzo degli incontri di formazione su questo particolare modo di lavorare con i ragazzi, non devo coinvolgere altri, devo pensare solo che riguardi i ragazzi che stanno qui, non ha nessun senso. È evidente che è molto più produttivo se partecipano tutti e poi riportano l'esperienza nei singoli luoghi. Questo è un esempio, il primo che mi viene in mente, ma questo vale per mille altre esperienze che si stanno facendo anche da molto tempo. Quindi voglio dire, il patrimonio qui tra l'altro è ricchissimo. Qui abbiamo una serie di persone e di gruppi che hanno grandi esperienze in determinati settori e che io, che vengo da fuori, come dire, ho uno sguardo un po' eccentrico che mi permette di vedere come tra voi non vi conosciate. Posso fare degli esempi, cioè, io ho in mente benissimo, cioè ci sono tra voi persone che non si conoscono e che io conosco e che so che stanno facendo delle cose interessantissime, perché però... Allora, perché non cominciare a fare un discorso comune? Questo senza voler ledere l'autonomia di azioni di ognuno. Ognuno poi decide il modo e come, quando e in che termini portare avanti le cose. Però la conoscenza mi sembra un terreno di base che può essere condiviso da tutti. Allora, proporre questa serie di incontri di formazione può essere un primo momento anche per stabilire dei legami. Vi dico subito praticamente come questa cosa si potrà fare. Esiste un particolare punto del sito che io curo, che è un sito molto generico sull'educazione, dove raccolgo materiali e dove tra l'altro ci sono molte delle cose che alcuni di voi stanno facendo. Quindi trovate molto materiale anche su Napoli. Ma in un particolare punto dell'home page c'è scritto iscriviti. Non di niente ha detto così. Però se voi cliccate lì trovate un modulo dove vi viene chiesto chi siete, cosa vi interessa, quanti anni avete, che esperienze avete, dove state agendo, se state facendo già qualcosa. E quindi, compilandolo, c'è la possibilità di stabilire un contatto tra tutti quelli che hanno questo interesse comune.
a queste persone poi verranno inviate le notizie delle iniziative che si svolgeranno e naturalmente potranno essere un modo per far sapere non solo le cose che si organizzano qui, ma anche quelle che organizzano altri, rivolte a questo tipo di persone, no? Quindi è un luogo di servizio, non è esclusivo del fatto che venga fatto da qui, che poi qui, per modo di dire, io tra l'altro non sono di qui, cioè, il sito è, come dire, transnazionale, quindi cioè, trovate notizie su tutto, insomma, no? Però è chiaro che su questo particolare archivio, quelli di Napoli sarà. E questo archivio comunque, questo tecnicamente è importante, è visibile da tutti. Non è un archivio tenuto da chi gestisce l'archivio, ma è un archivio che avrà dei meccanismi per cui uno può andare a vedere chi sono gli altri iscritti e quindi capire anche che interessi hanno e che competenze hanno. Per cui se uno sta in un determinato posto e dice che sa fare benissimo una determinata cosa, e uno ha bisogno di quella, lo vede, lo trova e lo contatta, no? Questo quindi c'è uno scambio in tutti i sensi, trasversale e verticale, insomma. Questo dal punto di vista pratico. Tornando al discorso più generale, a me piaceva farvi vedere qua alcuni, diciamo, flash. Non è un video completo, è un video fatto di piccoli frammenti, di singole esperienze che si svolgono qui, altrove, in giro per il mondo, una super concentrato di cose, perché in 20 minuti vi potete immaginare cosa si può vedere. Però, come dire, fa vedere alcune tematiche che secondo me sono quelle base, insomma, su cui si deve ragionare, che vi riassumo rapidamente. Il gioco, cosa vuol dire far giocare i bambini? Cioè uscire dalla logica del gioco come alternativo e antitetico allo studio, ma interpretare il gioco come una forma di apprendimento. Questo ha mille sviluppi e ha anche grandi teorizzazioni. L'educazione incidentale è un caposaldo dell'educazione libertaria. Significa che si impara stando nel mondo e dalle occasioni che ti offre il mondo, e non da quello che tu. No? Poi tutto l'aspetto della manualità, qui vuol dire mestieri, arte, eccetera. La corporeità, quindi movimento, sport, con tutto quello che ci sta dietro, che sono basi della vita di un bambino. Cioè, se mancano queste cose qua, manca la parte. Poi tutto l'aspetto dell'emotività. Voi capite che tutte queste cose che sto toccando sono tutte estranee all'educazione normale, no? Cioè quella che si considera l'educazione ufficiale, queste cose non le considera. Le considera come marginali, no? Basta pensare alla... Mi viene semplicemente il proposito dell'emotività, no? Nella scuola cosa riguarda l'emotività? L'emotività viene etichettata con uno strano termine, che si chiama condotta. Se ci pensate, cioè l'aspetto dell'emotività è contemplato nel voto in condotta, no? Cioè il carattere di un bambino viene liquidato con un voto, che poi sappiamo su cosa si basa, sul fatto che stia più o meno fermo nel banco o meno. Questo è un'espropriazione bella e buona di una facoltà fondamentale. Allora, tutto questo tipo di attenzione deve meritare uno sguardo a sé, che purtroppo non ha un corrispondente nella pratica della scuola. Poi un altro aspetto fondamentale è quello della libertà, non come libertà, termine molto così, ma io dico proprio praticamente la libertà di scelta. Cioè un bambino nella scuola non può scegliere. Un po' meno, dagli 3 anni ai 18 anni vive in un contesto in cui non gli viene mai chiesto di scegliere. Gli viene chiesto di, sì, ogni tanto ha delle opzioni, tipo vado al liceo o vado all'istituto professionale, ma quella non è una scelta, quella è condizionata da mille altre cose. Nella quotidianità la scelta non è contemplata. Questo significa che i bambini vengono considerati degli schiavi, e più ne meno, che vengono, secondo la logica
giustamente tenuti schiavi, perché così poi saranno in grado di affrontare la vita dopo, perché la scusa è quella. Se noi non li prepariamo prima ad adeguarsi a quello che c'è dopo, si troveranno male, saranno disadattati, che è una mostruosità. Se noi non li abituiamo a fare delle scelte quando stanno ancora crescendo, cioè quando ancora sono permeabili all'esperienza, dopo avremo sì veramente degli schiavi, perché gli avremo tolto la fiducia in se stessi, molto banalmente. Ora, ci sono nel mondo un sacco di scuole, un sacco relativamente, perché come numericamente sono poche, ma ci sono un sacco di scuole che stanno praticando questa cosa e che, al di là dei contesti in cui viene fatto e delle situazioni, diciamo, socio-economiche in cui si collocano, sono comunque delle sperimentazioni fondamentali che vanno conosciute, nel senso che lì si vede come reagiscono i bambini e i ragazzi di fronte a situazioni di libertà, e si vede che i bambini funzionano meglio, molto meglio, primo perché sono felici, secondo perché sono sicuri di sé, e terzo perché poi sono in grado di decidere dopo, quando dovranno per forza decidere e non dovranno scegliere loro, perché le scelte saranno quelle della vita, avranno molti, ma molti più strumenti di quelli che non sono mai stati interpellati. Qui i bambini di 18 anni, i ragazzi di 18 anni devono ancora alzare la mano per andare a far pipì. Pensate che assurdità, no? Votano, ma non possono andare in bagno quando gli scappa. Sembra una stupidaggine, ma dà l'idea di cos'è il contesto scolastico e soprattutto di cos'è la mentalità degli adulti attualmente. Al di là delle parole, perché il problema è questo, che le parole sono bellissime. Se noi leggiamo i programmi ministeriali, vediamo delle cose che potremmo sottoscrivere, bellissime. Competenze, autoapprendimento, imparare ad apprendere, tutte le parole più belle. Di fatto, niente viene applicato. E chi prova a farlo si scontra con dei muri. Ormai sta peggiorando la cosa, questa è la cosa tragica. Non sta andando in quel senso. Le leggi, diciamo le regole, sono avanzatissime, perché ci sono i pedagogisti universitari che gliele scrivono, no? Ma chi la mette in pratica non ha assolutamente la capacità di capire cosa significa. C'è proprio una relazione autoritaria dell'adulto nei confronti del bambino. È quella che, secondo me, chi fa educazione al di fuori dell'istituzione deve affrontare, ma cominciando da se stesso. Qui non è che ce la possiamo cavare facendo delle dichiarazioni di principio. Noi siamo democratici, noi siamo libertari, noi siamo anti-autoritari. No, non basta. Bisogna vedere come ognuno di noi davvero si mette in relazione con i bambini. E questo ognuno lo deve fare, questo percorso. Non c'è nessuno che glielo... Non ci sono scorciatoie qua. Bisogna che ognuno si faccia dei forti esami di coscienza e riveda un po' tutta la sua storia anche personale, perché alla fine noi ripetiamo quello che abbiamo subito. Siccome noi abbiamo avuto quasi sempre esperienze disastrose, siamo vittime noi stessi di quel tipo di educazione. Fatalmente, se non abbiamo sviluppato un autocontrollo, un'autoconsapevolezza su queste cose, le rifacciamo anche se non vogliamo. Possiamo dire quello che vogliamo, ma poi bambini, oh, ma qua sei qui perché sono io che ti devo insegnare, anche la cosa più bella del mondo, però tu vieni qua perché te la devo insegnare e io questo voglio fare, no? Quindi non è che basta dire faccio le cose belle, bisogna anche vedere come. Cioè, se io insegno la ceramica a un bambino e adesso e gli dico vieni qua, allora si fa così e così e così. Magari glielo ripeto, glielo dico con le buone, però lui è quello che deve imparare quello che già so io. E io sento che questo è il mio corpo.